I campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo noi. Ragazzi, siamo in macchina, carichi più che mai, direzione a San Siro, facciamo due cori dalla macchina. E forza Inter, faccio un gol solo per noi, e forza Inter, faccio un gol. Forza Inter, signora! Sarà stata d'accordo? Chi lo sa. L'uomo della partita, ve l'ho già detto, secondo me oggi potrebbe essere il Tucu Correa. E poi c'è questa occasione per Dumfries, che ragazzi, diciamoci la verità, se non la sfrutti neanche oggi in casa con lo Spezia, non so, vai a giocare nell'Andrano. Sì, e provincia di Lecce. Andrano, provincia di Lecce, il paese di Emanuele. Raga, siamo arrivati alla Scala del Calcio. Io stavo per inciampare. Raga, siamo arrivati alla sala. Alla Scala Ducale. Paranormal. Madonna, com'è croccante questo cross. Sta cialda croccante. Questa cialda croccante. Io non la guardo la partita, però. Ma sei proprio milanista. Non la guardo la partita. Ah, come snob. Tu mi inquadri sempre così. No. Sempre così sta. Guardo la partita. Non la guardo la partita, Questa è così. Le palle mi inquadro. L'eleganza. Quanto cazzo è elegante Gagliardini? Commento tecnico, quanto cazzo elegante. Il Pagliato è stato molto elegante, Poteva essere più elegante. La mette in mezzo il Tucu Correa, tucu. Vai Tucu! C'ho un fisico che ho quasi caldo. Grande Lauti! Ci vediamo dopo? Là, solito posto. Sera paghi te. Sono sentito un attimo con Lautaro, dopo andiamo a bere al solito posto. Ci andiamo a fare una gazzosa al solito posto. Stasera sta lui a pagare. Calcio d'angolo per l'FC Internazionale. Mamma mia, ciala! Quanto cazzo è croccante! Come Dumfries, eleganza, quando la presa. 10 qui da quello che te l'aspetti. Ha pressato qui Giango! Ha pressato! Danza sul pallone il Tucu, questo è un tango argentino. Poi apre di merda. Svegliati Tucu! Tucu Correa. Danza sul pallone e gira tutto intorno alla stanza mentre il Tucu danza. E gira tutto intorno alla stanza mentre il Tucu danza. E gira tutto intorno alla stanza e il Tucu danza. E te lo sai com'è il detto della pazienza? Con pazienza e vasellina anche l'elefante si incula la gallina. Iago, sei un grande eroe del triplete, però, non rompe cazzo. Figlio del bitch. Hai visto che gli ha fatto segno di partire? Questo è piantato per terra. C'ha le radici, Dio Cristo, c'ha. Oh! Cappella di Brozovic che lancia uno dello Spezia. C'è un contropiede dello Spezia. Non è facile sbloccarla. Forza, sono due punti di merda. Ma dai, senta Dzeko, siamo morti. Ma che cazzo dici? Se aspetti che faccia gol Correa? Aspetti 3 giorni. Tucu Correa danza sul pallone, Tucu, e perde il centesimo pallone. Svegliati! Il meraviglio della gente che ha comprato la maglia, tipo me. Fortissimo Tucu, grande Tucu Correa. L'eleganza è come la fidanza con la Juve, è sempre in agguato. È un quasi controllo, io fino al primo tempo vado a pigliare. Oh! Ecco Django in tutta la sua freschezza. Oh. Guarda Django. No. Che merda. Ah, taglio. Dai. Guarda lui. Ha fatto male. Oh! È mano! L'ha fischiato. L'ha fischiato. Non me ne ero accorto. E cantano però. Ci sono anche loro. Dai. Vai Django Dumfries, gestisci questo pallone al meglio. No, a terra Dumfries, subisce fallo Dumfries, giusto il giallo. Tocchi Maroni, qua segnerà i Manai. Django Dumfries, lo sa che la porta. Chi lo sa, rosso nero, Chi lo sa, rosso nero,
Chino salta rosso nero, Scusate, ma momento salto doveroso. Momento salto doveroso. Sai io da chi l'avrei fatto? Da chi ci mannaggia te che te fa giocare! E allora muovila, muovila! Vai Cialda! Bella questa palla per Danilo, scambio! Ma che fai, Murillo? Un boomerang. Oh, Django, vai Django! Angolo! Vabbè, va. E se ne va Ivan Perisic. Ivan Perisic sulla fascia, d'alta sul pallone. La da Cialda croccante che vede Marcellino Panevino. Marcellino Panevino cambia il gioco dall'altra parte dove c'è l'eleganza Gagliardini. È un gioco spumeggiante quello dell'Inter. Sembra il Brasile del 72. Ancora Danilo D'Ambrosio per Federico Di Marco che perde il pallone. E abbiamo fatto tutta questa telecronaca per l'anima del cazzo. Tanto ci vado da solo. E cazzo me ne fotti a me. Ma è lì l'eleganza Gagliardini a fare un fallo elegantissimo che spezza l'azione dello Spezia. Elegantissimo anche nei falli l'eleganza Gagliardini. Tucu, 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 Tucu! No! Stavo già per ballare il Tucu Tucu! Calcio d'angolo croccante! Lo Spezia in avanti, c'è un contropiede. Grande John Godofres! Stiamo guardando la partita, per favore. Ma che ce ne fotte? Ragazzi, fine primo tempo, Inter in vantaggio, strameritatamente. Andiamo a rifocillarci. Freschino, eh? Guantizzato. Se volete ragazzi guanti, vi lascio il link in descrizione, chiamate Ahmed Abdul e ve li manda direttamente a casa vostra. Mi dirò una roba, ma Strangelo sei un miserabile. Fa freschino ragazzi, guantini, berrettina, Interclub. Ale 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 cardone. Ale 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 cardone. Oh, Simone Inzaghi. Simone Inzaghi, grande Simone, nel mio cuore Simone Inzaghi. Tutti a sinistra, tutti a destra, tutti a sinistra, le ale, forza Inter, siamo sempre con voi, siamo sempre. Cazzo, mi sono girato, ho visto sta bomba sulla traversa. Bomba di Correa che tra un po' tira giù, tira giù Baracca e Burattini. Ha tirato una bomba che se te la tira in faccia a te, gli occhiali ti vanno a finire qua, nel fondo del cranio. Calcio d'angolo per l'FC Internazionale Football Club Milano. Se non c'è assoluto il Borghetti, dai, adesso di... Dai, va a pigliare. Sopra la traversa, il colpo di testa, chi era? Iceman? Chi è questo? È di... Marco. Crossato Di Marco, te sai tutto, sei un grande. Lui di che? Anche voi quello che volete, gli attabenzi. E c'è Django in mezzo all'area. Inter sfortunata in questo secondo tempo. Calcio di rigore. Rigore? Lautaro. Perché? Ma perché non lo fai tirare a Cialda? A me quando si litigano i rigori mi fanno incazzare. Oh. Sembrano i bambini delle medie, sembrano. Se sbaglia il rigore vado di sotto. Ma perché non tira Cialda? Che li deve tirare Lautaro in rigore. Sempre hai detto che li deve tirare Maldini. Ma quelli che dicono che li deve tirare Cialda, ma come stanno?
Vabbè, 2-0 strameritato, ragazzi, 2-0 strameritato. E te la tirà per un borghetto. Certo, basta, che cazzo. Cialanoglu, stavo per farlo, cioè mentre la curva cantava il coro per Ciala, stava per fare gol. Cialda croccante! Caffè Borghetti, e vai con un filo di gas. Fenomenale! Oh, basta! Tornerete in Serie B. Chi lo salta rosso nero, chi lo salta rosso nero, chi lo salta rosso nero, Stiamo arrivando, lo cantano i ragazzi, stiamo arrivando. Tempo al tempo. Ciala è incredibile, Ciala, ma quanto cazzo è croccante stasera Ciala. Oh, Thiago Motta, Thiago Motta, ale. Ma qui c'è una punizione che si preannuncia croccante. Punizione croccantissima. Col destro croccante e Federico Di Marco col booster sinistro. Entrambi possono colpire come il serpente a sonagli nel deserto del Texas. C'è il deserto del Texas? Spero di sì. Vabbè, come il serpente a sonagli nel deserto del Texas. Esce Cialanoglu e io mi alzo. Che buona la cialda! Noi della Nord siamo gli Ultra e canteremo così. E oh, forza magica Inter, Ivan Perisic. La. Sempre difeso da me Ivan Perisic. Sanchez danza sul pallone e lo perde come un coglione, che fa anche rima. Quando l'eleganza ti mette il piede qua, nella carotide, sei morto. Gagliardini ha sempre fatto gol, ragazzi, col Genoa, con la Samp. Oggi ha timbrato lo Spezia, ce l'ha contro le squadre della Liguria, lui diventa Iniesta. Cioè, se si fa avanti il Savona e fa qua 4 gol anche al Savona, all'Imperia, cosa manca? Al Savona, all'Imperia, cosa manca? La Sanremese. Simone Inzaghi. Siamo tutti inzaghizzati, San Siro è inzaghizzato, giustamente. Grande Simone. I campioni dell'Italia siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi. Calcio d'angolo per l'FC Internazionale Milano, se ne occupa come sempre Federico Di Marco quando non c'è a Cialanoglu. Da lì sarebbe stato di competenza di a Cialanoglu forse. Ma c'è Federico Di Marco, pronto a recapitare un cioccolatino in area di rigore. Soluzione corta. Ancora Di Marco. C'è un tiro in porta. Fuori di pochissimo. Fuori di... Ma che cazzo mi porto io? Federico Di Marco, va sul fondo. Calcio d'angolo per l'Inter, ancora un calcio d'angolo per l'Inter. Marcellino Panevino riceve il pallone da Stefanino Sensi. Federico Di Marco prova all'esterno sinistro, la palla non gira, il pallone scende sul fondo. I tifosi della squadra ospite al terzo anno blu che al termine dell'incontro per l'uscita dallo stadio dovranno attenersi alle indicazioni fornite dal personale di servizio. Grazie.
schifo di alcuni spettatori che durante il reflusso la metrocinta sarà operativa e solo fermata. Ivan Perisic recupera un bel pallone, ma sul fondo, ancora sul fondo, Ivan di testa! Porca di quella miseriaccia! Si può dire porca di quella miseriaccia? Un saluto a tutti gli amici di Andrano, provincia di? Lecce. Lecce. Viva il Salento, viva la Puglia! Davide! Ragazzi, in sala hospitality, davanti ai tre panini, avevamo detto speriamo che siano quanti i gol dell'Inter. I panini erano tre, i gol dell'Inter per ora sono due, ma ci accontentiamo, ci accontentiamo. La, mi la merda, la. Vai. È finita ragazzi, vai. È finita.